Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Fedez, all'anagrafe Federico Lucia, e la sua bellissima moglie Chiara Ferragni, considerata a buona ragione l'influencer per antonomasia, sono indubbiamente una coppia molto chiacchierata e amata dal grande pubblico. E ora a tenere banco su di loro è una notizia che riguarda il lato economico. Chi guadagna di più fra i due? Un noto youtuber ha raccontato che sarebbe lei a fatturare maggiormente. Ma come stanno davvero le cose? Parla il rapper. Chi guadagna di più? Fedez o Chiara? In una diretta social il cantante mette le cose in chiaro e mette a tacere certe voci. Ferragnez, chi guadagna di più? Ferragnez, mentre loro si apprestano a tornare ben presto alla base, godendosi ora gli ultimi scampoli dell'estate. E poco dopo aver annunciato che nel 2023 sarà disponibile su Amazon Prime la seconda serie che li vede indiscussi protagonisti, la coppia, decisamente molto social, è stata messa stavolta nel mirino per l'aspetto economico. O meglio, in molti hanno iniziato a chiedersi chi dei due guadagni di più e porti maggiormente, come si suol dire, il pane a casa. Come stanno veramente le cose? Non faccio il casalingo, tuona lui. Chiara è arrivata a fatturare circa 10 milioni di euro. Sapete cosa significa fatturare nel 2015 10 milioni di euro? Significa che nella sua famiglia Fedez è quello povero, ha dichiarato un po' di tempo fa lo youtuber Yotubi, che ha sollevato in men che non si dica un vero polverone. Fedez ha dunque voluto dire la sua tramite una diretta social. Queste le sue parole, inutile che ridete, afferma in primis l'artista rivolgendosi direttamente ai follower per poi immediatamente sottolinearle, non è la verità. I'm sorry Yotubi ma no. Siamo simili da quel punto di vista, anzi in quel periodo lì ero più ricco io. Federico ha poi aggiunto sempre tra il serio e il faceto, non ridete dai, smettetela di ridere. Raga è vero, ma lavoro anche io, non sto mica fisso a casa a tenere pulito. Non faccio il casalingo, che è un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. Ma è sul finale che ha voluto fare un'importantissima precisazione che non ammette repliche, no, che non sono il mantenuto di Chiara. E la sua dolce metà ha voluto forse dire, o, aggiungere qualcosa in merito? La risposta di Chiara. Dai, diciamo che siamo simili su quel piano. Sì, nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato. No, non lo so dai. Girl power. Ferragnez power diciamo. Viva il matriarcato. Dai, non è il mio mantenuto ragazzi, lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto, ha raccontato Chiara, incalzata dal marito che si trovava accanto a lei. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.